pigiama. Però, ragazzi, secondo me, non abbiamo più speranza. Perché? Perché? Pioli, perché? Perché Pioli, porco due? Che cazzo fai con Pulisic fuori al finale, proprio all'inizio del secondo tempo che poteva giocare? No. E poi, cioè, da 2-0 a 2-2, io qua ho bestemmiato due volte perché guarda. Porca miseria, oh. Devi tirare, non devi essere felice, cazzo! Siamo inguardabili. Pioli, sei anche una merda, tu sei niente. Guarda. Guarda, poi la società che è piena fiducia di Pioli. Dove vogliamo andare? Cardinali, esonerano. Caccialo via, porco cane. Cacci via Maldini, non Pioli. Tu hai dei problemi mentali, qua cazzo. Ti serve Rashford che ti fa così. Così Rashford. Io non so niente. Cioè, io, ragazzi, sono senza parole. Però Calabria mi ha impressionato in queste partite. Non hai cambiato un cazzo. Ma niente, poi te. Guarda te. Cioè, abbiamo. Cioè, siamo subiti 11 gol. 11 gol. Io sono senza parole, ragazzi. Cioè, o vogliamo svegliarci, o andiamo a fare qualcos'altro e non calciatori che siccome non sapete nemmeno cosa vuol dire chiudere una partita. Chiudere quando era 2-1. Non sapevate come si fa un gol. Cioè, tutorial come si fa un gol. Dovete guardare questo su YouTube. E poi tu dovete sapere come si difende. Anzi, quello là, come si difende. E per Pioli voi dovete sapere come si chiude una partita, come si tira, perché Raffaele ha quel cucchiaino del cavolo, te lo fai davanti alla portiere uno contro uno davanti alla porta. E Reinders, perché hai dei piedi quadrati? Siamo sfortunati, guarda, siamo sfortunati. Siamo sfortunati, ragazzi. Ragazzi, non so dove vorremmo andare, ma non vinciamo una partita dal 7 ottobre. Quasi un mese. E poi la prossima partita è tipo contro l'Udinese. L'Udinese. E perderemo. Allora, io già avevo ragione che di sicuro non vinciamo questa partita e facciamo anche ribaltare, di sicuro. Io lo sapevo. Ragazzi, io lo sapevo. Male, malissimo proprio. Sfortunati sempre. Siamo sempre sfortunati. E anche, siamo anche un po' dei imbecilli. Cioè, non lo so cosa dire, ragazzi, sono sconvolto, sono proprio scioccato. Dai, ragazzi.
Speriamo che questa cosa finisca, perché guarda, se no tutti i tifosi del Milan scoppiano. Perché se no Pioli, guarda qua, tutti i tifosi del Milan ti vengono a casa tua e ti danno dei calci in culo, e io ci sarò a casa tua. Dai, scherzo, però non so nemmeno dove abiti, però se fai davvero, cioè, una parola per te Pioli, un avviso, anche se non guardi questo video, anche il Milan guarderà questo video, però Pioli, meglio che cominci a fare sul serio e non fare l'interista del cazzo, perché sennò non ha, perché sennò guarda qua, non vogliamo andare da nessuna parte. Ci vediamo.